al secondo episodio del nostro podcast, La Shoah dei bambini. Siamo i ragazzi e le ragazze dell'Istituto Primo Levi di Sarezzo e oggi parleremo dei salvati. Avanti, sbrigarsi! Gridava l'uomo. La mamma si avvicinò al mio letto e mi carezzò la testa. Io tenevo gli occhi chiusi, stretti. Svegliati, tesoro, dobbiamo partire. Lo sai, te l'avevamo detto che forse avremmo dovuto fare un altro viaggio. È venuto il momento. Fai il bravo, vestiti da solo, come fai di solito. Avanti, sbrigarsi! Gridò ancora l'uomo. Le grida adesso venivano da un'altra stanza. Mi voltai, tirai la cordicella e stensi la luce. Volevo dormire. La luce si riaccese subito. Allora, su! Udì una voce molto vicina. Qualcuno mi afferrò per un braccio e mi tirò via la coperta. Avanti! Io mi misi a strillare. Con la mano libera mi tirai la coperta sopra la testa. Arrivò la mamma, disse all'uomo. Che cosa gli viene in mente? Potremmo almeno vestirci, no? Adesso mi ha fatto piangere il bambino, me ne sarei occupata io. Così ci vuole solo più tempo. Avanti, sbrigarsi! Ripeté ancora l'uomo. Dobbiamo andare, ho degli ordini. Salimmo sul treno. Era pieno zeppo. Una sera la mamma disse che non dovevo andare a letto. Ci sarebbero uniti tutti in una baracca per cantare. Mi disse che per la verità quello che volevamo fare era proibito e che per questo dovevo andare via patti perché nessuno se ne accorgesse. La mamma e io ci sedemmo su una panca vicino ad altre persone. Erano tutte bagnate, l'aria era umida, non faceva così freddo come fuori ma neanche caldo. Arrivò ancora altra gente, dovevamo stringerci continuamente per fare posto. Io non riuscivo più a muovere le braccia, vedevo soltanto cappotti. In lontananza si sentiva ansimare la locomotiva. Il treno sferagliava e batteva con un suono ritmico sulle rotaie. Mi svegliai di soprassalto al suono della sirena. La mamma e io dormivamo insieme nel letto più alto, appena sotto il tetto inclinato dalla baracca. Qui i letti erano molto più vicini gli uni agli altri e molto più stretti che a Westernorch. Ed erano quattro, uno sopra l'altro. Non avevamo lenzuola, perché la mamma aveva dato le nostre al papà. In questo campo mangiavamo pochissimo. La mamma diceva che dovevo mangiare di più, altrimenti mi sarei ammalato. Ma io non avevo fame. Io stavo accanto al letto del papà. La testa sbucava dalle coperte. I nostri volti erano molto vicini. Io tenevo la testa piegata per poterlo guardare bene in viso. Era davvero mio papà. A un tratto si voltò sulla schiena, deglutì, sospirò profondamente e aprì gli occhi. Uno sguardo stupito, ma il dottore lo aveva detto che l'avevano portato lì mentre dormiva. Ora non capiva dov'era. Ma poi accadde una cosa strana. Non riuscì più a chiudere la bocca. Pareva che volesse dire qualche cosa, ma non ci riusciva. Si udiva il suo respiro, ma non venne alcuna parola. Io mi voltai e corsi ai piedi del letto. Il dottore stava davanti a me, voltandomi le spalle. Udì la voce della mamma dietro di lui, ma non la potevo vedere. Lo spinsi in disparte e tirai la mamma per i vestiti, perché non mi voleva ascoltare. Gridai che il papà voleva dire qualche cosa, ma non ci riusciva. Perché non poteva più chiudere la bocca e che lei doveva aiutarlo. Il dottore si volse e disse: è finita. Il cancello del recinto era aperto e vedemmo la gente che ci precedeva di corsa. Noi dietro. Faceva freddo. Nel treno c'era molta gente ed era buio. Alcuni ci aiutarono a salire. In questo treno c'erano delle panche per sedersi. Mi svegliai e sentii la gente che parlava, ma per il resto c'era silenzio. Era giorno. Aprii gli occhi e guardai le nuvole fuori dal finestrino. Spiccavano bianche contro l'azzurro del cielo.
La mamma venne portata all'ospedale con un carrettino. Eravamo seduti in alto su un camion scoperto. Ci siamo, arrivati a casa. Siamo arrivati? Siamo arrivati! Evviva Moku! Evviva Moku! Trud era venuta a sapere che il signor Daniel aveva dichiarato di volersi prendere cura di me. Andammo a trovare lui e sua moglie un paio di volte. La moglie del signor Daniel disse che potevo chiamarla Zelisa invece di signora G. Quando ti hanno portato via da casa tua, come ti sei sentito? Non ho subito compreso ciò che stava accadendo. Ero piccolo e la scena del soldato che irrompe in casa nostra e urla con prepotenza mi ha spaventato. È stata sicuramente scioccante ed ero confuso, impaurito. Non capivo. Percepivo la paura e la tensione intorno a me e ripensandoci negli anni a venire, forse la mamma che cercava di tranquillizzarmi con parole e gesti rassicuranti da un lato mi consolava, perché pensavo che fino a quando ci fosse stata lei e mio padre non mi sarebbe potuto accadere nulla di brutto, ma dall'altro mi aveva fatto intuire che la situazione era grave, anche se non capivo quanto né perché. Quando ti sei reso conto di ciò che stava accadendo davvero? Come dicevo, è avvenuto tutto molto in fretta, quindi non mi sono reso conto di quello che stava succedendo. Certo, tutto intorno a me era strano, a cominciare da quando ci siamo ritrovati sul treno. Eravamo tutti ammassati, in piedi, in condizioni igieniche pessime. E poi i tatuaggi, il fatto che ci abbiano rasati, che fossimo tutti vestiti nello stesso modo. Intorno a noi c'erano sempre delle guardie. La sensazione che ricordo bene è sicuramente quella della solitudine, nonostante con me ci fossero tante persone e la gente parlava e faceva molto rumore. Ricordo molto la stanchezza e quanto dolore ho provato nel momento della separazione da mio padre e ancor di più quando l'ho visto morire. Cosa significa e cosa ha significato per te essere un salvato? Essere ed essere definito un salvato da un'esperienza come quella della Shoah, che è un'esperienza di morte, è da una parte sicuramente una cosa positiva, perché la vita è preziosa. Purtroppo i miei familiari dal campo non ne sono più usciti e credo che se fossero qui con me starei molto meglio. In questi anni però mi sono spesso chiesto se sopravvivere sia stata davvero una salvezza. Vivere ogni giorno portando con sé il ricordo di quanto accaduto, cercare una spiegazione che non c'è, a volte è stato ed è un peso enorme, più grande della sensazione positiva di essere ancora vivi. Oggi, ripensando a quell'esperienza, cosa provi? Dopo un'esperienza come questa, la paura è un'emozione costante. Ancora oggi ci sono suoni, odori, rumori che fanno riaffiorare le stesse sensazioni provate allora. È difficile convivere con tutto questo. Ora, dopo tanti anni di terapia, ho imparato che non bisogna vivere nel passato, ma proiettarsi sempre verso il futuro. Credi ancora in Dio? Qual è oggi il tuo rapporto con la fede? Dopo quello che ho vissuto, fatico a considerare la fede il cardine della vita di un uomo. Spesso mi è capitato di pensare che se un Dio esistesse e fosse esistito, non avrebbe permesso che accadesse ciò che è accaduto. Penso anche che, invece, si possa trovare forza nella fede, ma è un'esperienza molto, molto personale. Perché hai deciso di raccontare la tua esperienza? I motivi per cui è nato questo racconto sono molti. Per me personalmente scrivere questo libro è stato terapeutico. Mi ha aiutato a rielaborare e imparare a convivere con ricordi difficili e dolorosi.
ho imparato a fatica a guardare verso il futuro piuttosto a ciò che è stato. Credo che questo racconto però possa essere un aiuto per altre persone, quelle che hanno vissuto l'esperienza della Shoah e non sono riuscite e non riescono a parlare come ho fatto io, quelle che per fortuna invece questa esperienza non l'hanno vissuta. Penso ai giovani di oggi e del futuro, al valore della memoria. La mia testimonianza rimarrà oltre me, e per quanto dolorosa sia stata, è un dono che voglio fare alle generazioni future. Nella prima metà del XX secolo, Hitler e il partito nazista, dopo aver vinto le elezioni, iniziano una campagna di discriminazione prima e di eliminazione poi degli ebrei e di tutti coloro che reputavano inferiori. La campagna inizia con la privazione dei diritti, ma si trasforma presto in una vera e propria persecuzione psicologica e fisica, fino ad arrivare alla deportazione nei campi di concentramento e alla negazione, oltre che della libertà, anche dei bisogni primari. Il terrore provato dalla popolazione deportata a seguito di queste azioni, la separazione nei campi tra uomini e donne, lo smantellamento delle famiglie, l'eliminazione delle persone considerate inabili al lavoro e le violenze indiscriminate, facevano parte della strategia tesa alla sottomissione fisica di chi veniva considerato inferiore. Chi ha subito tutto questo ha sofferto senza capire perché e soprattutto da assoluto incolpevole. Incolpevoli sono stati sicuramente i bambini, la cui infanzia è stata annullata, abolita, devastata. Quell'infanzia che dovrebbe essere nel ricordo di chiunque quello più bello. Le tragiche situazioni in cui queste persone si sono trovate hanno creato gravi traumi e spesso l'incapacità di affrontare successive fasi della vita. L'obiettivo dei campi di concentramento e di sterminio era quello di eliminare gli ebrei dall'Europa. Tra questi campi, Auschwitz è riconosciuto come una vera e propria condanna che priva di libertà e della vita l'uomo. Sono molti i casi in cui le famiglie sono state letteralmente distrutte e non hanno più avuto la possibilità di ritrovarsi. Essere un salvato può assumere numerosi significati. Comprende innanzitutto la sopravvivenza e la consapevolezza di essere uscito vivo dal campo. Il fatto di essere ancora in vita, nonostante essa sia stata deturpata dalla sua pace e quotidianità, fa sì che possa emergere e si possa comprendere il prezioso dono della vita. Si riferisce altresì al pressante ricordo di tutto l'orrore subito e vivere ogni giorno con il costante pensiero. Può emergere anche la sensazione di colpa rispetto a chi invece non ce l'ha fatta. I salvati sono coloro che riportano in vita tutte le persone che sono morte, attraverso le loro esperienze e le loro testimonianze. Tra di essi, coloro che hanno continuato ad essere vittime per il resto della loro vita, a causa dei traumi subiti, e altri che sono riusciti a crearsi una propria identità. Famiglie che non si sono più ritrovate e altre che hanno potuto raccontare la loro storia. Quale può essere il risultato di una vita a cui è stata rubata l'infanzia? E quanto può essere grande il dolore nei bambini salvati diventati adulti? Quegli adulti salvati da bambini ma senza infanzia, che poi sono diventati uomini e donne frutto di quel dolore, capaci tuttavia di vivere o purtroppo incapaci.